Buongiorno amici di VBTV, torno dopo la lunga pausa per le nazionali, tra l'altro amichevoli, poco remunerative con Spagna e Germania, in cui abbiamo ottenuto solo un pareggio e una brutta sconfitta. Tornano le riflessioni di calcio, questa puntata numero 35, dedicata al turno numero 31, dodicesimo del girone di ritorno, che si è disputato in tre giorni, 2, 3 e 4 aprile. Turno che ha visto l'allungo, forse decisivo, ma anche no, della Juventus in vetta, portatasi ora a più 6 sul Napoli. Questo grazie alla vittoria sul Sassuolo, sull'Empoli, di sabato sera, a cui è bastato il primo gol del 2016 di Mandzukic, dopo una partita comunque in cui anche l'Empoli ha detto la sua e anche la Juve poteva raddoppiare, ma soprattutto l'incredibile sconfitta del Napoli, che nell'anticipo delle 12:30 di domenica è stato battuto 3-1 Udine. Una sconfitta che sa quasi di resa dopo tutte le dichiarazioni polemiche della vigilia e sui favori arbitrali alla Juve dopo il derby e sugli orari che al Napoli tocca giocare sempre dopo, è storia del genere. Però alla fine ciò che ha contato è il verdetto del campo, che ha visto l'Udinese appunto prevalere 2-1, la doppietta di Bruno Fernandes che ha realizzato il primo rigore, poi il 3-1 firmato da Theroux dopo il momentaneo pareggio di Higuain, col numero 30 in questo campionato. Proprio Higuain, che ha perso la testa alla fine, è stato espulso, dicono che beccherà 3 giornate, forse anche 4 di squalifica, il verdetto sarà oggi. Già tutti ora a paragonare, a gracchiare del presunto contatto tra Bonucci e Rizzoli nel derby, ma quello non c'entra assolutamente niente, ma nessuno probabilmente lo vorrà capire. Una sconfitta comunque del Napoli, che davvero porta male i partenopei. Ovviamente il tempo per recuperare è ancora molto, in quanto comunque ci saranno ancora 7 turni da disputare e ovviamente tempo da recuperare ce n'è, però ovvio che trovasse 6 punti rispetto ai 3 è tutta un'altra cosa. È un po' la voce quella che è, spero che comunque riusciamo a mettere insieme qualcosa. Beh, a parte questo, poi c'è da notare, prendere in considerazione ovviamente tutte le altre partite della giornata, iniziando dall'anticipo, dalle 18 di sabato, che ha visto il successo del Sassuolo 3-1 nel derby emiliano col Carpi a Modena. Tra l'altro Modena, che è l'ex campo casalingo del Sassuolo ai tempi della Serie B, proprio a Modena conquistò la Serie A. Sassuolo che era passato in vantaggio con Sansone, poi momentaneo pareggio del Carpi con Gagliolo, primo gol in A, e poi le reti di De Frel e di Acerbi, che hanno fissato il 3-1 a favore del Sassuolo, che ora sale a un solo punto dal Milan per il sesto posto. Milan che a Bergamo domenica pomeriggio è stato sconfitto in rimonta dall'Atalanta 2-1, dopo il vantaggio di Luiz Adriano sul rigore, gli splendidi gol bergamaschi con Piniglia, grande rovesciata, ed Papu Gomez hanno ribaltato la situazione a favore dell'Atalanta, che ora così ormai è vicinissima, per non dire che ormai ce l'ha fatta, alla salvezza. Stessa identica sorte è capitata al Torino nel posticipo di domenica in casa dell'Inter. Anche lì l'Inter è passato in vantaggio con un rigore. Poi beh, dicono che era stretto di regolamento, si poteva dare, ma però trasformato da Icardi, gol numero 13 in questo campionato. Poi il pareggio del Torino dopo di Molinaro, difensore che non certo avvezzo al gol, e poi il rigore
del 2-1 trasformato da Belotti, un rigore che così dà successo al Torino e allontana l'Inter che ha finito la partita in 9, espulsioni di Miranda e quella di Nagatomo in occasione del rigore, che però rigore diciamo è un po' dubbio, ma comunque non toglie dei meriti un Inter che davvero poteva vincere, allontana l'Inter dalla zona Champions, così come allontana anche la Fiorentina, che ha ottenuto il terzo pari di fila 1-1 con la Samp. Vantaggio di Ilicic e pari di Ricky Alvarez per la Sampdoria. Poi, detto questo, adesso le prime tre posizioni sembrano delimitate, perché la Roma ha scavato un solco, diciamo così, sulle inseguitrici. Per quanto riguarda, infatti, i giallorossi sono aggiudicati il derby per 4-1, derby che era in casa Lazio, e così ora la Roma vola con un distacco di 7 punti sulla Fiorentina, quarta, e 8 sull'Inter, quinto. Sconfitta che ha costato la panchina Pioli, tecnico della Lazio, sostituito da Simone Inzaghi. Tra l'altro oggi per Inzaghino sono 40 anni, quindi auguri, proprio oggi il suo compleanno. È una sconfitta che taglia fuori probabilmente i biancocelesti dall'Europa per la prossima stagione. Difficile poter sperare qualcosa, anche perché ormai di tempo di recuperare ne resta sempre poco e i risultati soprattutto non arrivano. Ricordiamo le reti romaniste segnate da El Shaarawy, da Florenzi, da Dzeko, perché la doppia da Dzeko, poi da Florenzi e da Perotti. La Lazio ha segnato sul 2-0 con Parolo dopo aver colpito ben due pali, e quindi anche sfortunata, ma comunque sconfitta legittima, ecco, per la Lazio. Poi altre partite del pomeriggio, lo splendido successo in chiave salvezza del Genoa, che ha piegato 4-0 il Frosinone, incredibile tripletta di Suso, oltre a gol di Rigoni, di Luca Rigoni, perché ha segnato anche l'altro Rigoni, Nicola del Chievo. Chievo che ha battuto 3-1 il Palermo, quindi dimostrando comunque che nonostante sia salvo vuole onorare al massimo il suo campionato, come è giusto. Chievo che quindi lascia aperto tutta la zona salvezza grazie a hanno perso Carpi e Frosinone, ma comunque sono ancora in corsa grazie a vittoria classica lì ancora il Palermo. Palermo poteva sfuggire, invece è lì. Così è stata annullata la sconfitta del Carpi. Guardiamo che il Palermo rischia grosso adesso, però resta ancora lì. Anche perché domenica il Chievo riceverà, sabato credo in anticipo, il Chievo riceverà proprio il Carpi. E sarà da vedere. Ieri c'è stato il primo gol di Cacciatore con la maglia del Chievo, poi momentaneo pari di Gilardino, quindi le reti di Nicola Rigoni, appunto, e di Birsa su fantastico punizione. E quindi Chievo, che tra l'altro sale a quota 41, un solo punto dalla Lazio, e quindi diciamo che più che salvezza, davvero la sta onorando. Genoa decimo, e lì poi c'è un bel gruppetto quota 36, appunto. Sono oltre a Empoli, a Torino, all'Atalanta, c'è anche il Bologna, che nel posticipo di ieri sera, ormai sazio per la salvezza quasi conquistata, è stato sconfitto in casa dal Verona, fanalino di coda. Ha deciso un gol di Samir, cioè uno che segna Samir, un ricostituente, davvero un colmo per il Verona. E quindi con questa vittoria il Verona, a meno 6 dalla salvezza, può ancora nutrire flebili speranze, anche se comunque domenica andrà a Napoli, comunque con o senza Higuaín sarà una partita molto proibitiva per il Verona. Ecco. Ricordiamo che poi nel prossimo turno ci sarà anche Milan-Juve sabato sera, un turno che sarà ancora spezzatino, perché credo che ci saranno solo tre partite pomeridiane, tra cui appunto
anche Torino-Atalanta. Settimana poi ci sono i quarti di Champions e di Europa League, andata. Partita che purtroppo non riguarda più squadre italiane in quanto sono fuori tutte ormai. Però il torneo ovviamente va avanti. Bene. Credo che abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare questa settimana, in questa puntata numero 35. Come vedete un po' itinerante perché è di martedì. Siamo qui avvolti dalla nebbia anche se provo a buttare fuori un po' di sole. A questo punto non resta che ringraziarvi, salutarvi, per chi ovviamente ha seguito questo filmato. Le riflessioni di calcio torneranno ancora di martedì perché ci sarà comunque ancora un posticipo la settimana prossima di lunedì che sarà Roma-Bologna. E quindi di nuovo qui per martedì 12, sì, 12 aprile per una nuova puntata di riflessioni di calcio. Per il momento il numero 35 va in archivio. Vi salutiamo tutti e tante belle cose. Ciao!